Secondo giorno a Tokyo, o meglio, primo effettivo perché ieri eravamo tutti rintronati dal volo e tutto. Oggi torniamo a Shinjuku per girare bene la zona e vedere quanto casino, per vedere tutti i templi. E poi ci spostiamo a Shibuya e andiamo sempre più avanti. Siamo arrivati al primo stop della giornata, che è il Golden Guy. Questo è vicino a Golden Guy, è Asanono, come si dice nel shrine. Ed è questo qua. Praticamente dietro di là c'è il Golden Guy. Oh, siamo arrivati al secondo stop. Alla fine del primo stop abbiamo visto il piccolo tempio e il Golden Guy non l'abbiamo trovato. Lo ricercheremo un altro giorno. Comunque siamo all'ufficio, tipo gli uffici governativi, giusto? Sì, tipo Government Metropolitan Building, qualcosa del genere. Comunque siamo agli uffici governativi, una roba del genere, sono questi qua. Tutta questa zona qua. E teoricamente si dovrebbe poter andare in cima a questo edificio e vedere gratuitamente, e vedere tutto Tokyo dall'alto. Andiamo. Siamo arrivati in cima all'osservatorio, in pratica sono quelle due torri là che ho ripreso prima, e puoi salire su entrambe. Noi siamo entrati in quella di nord e sono 45 piani, adesso siamo in cima. Ovviamente in cima c'è uno shop con mille stronzate. E adesso abbiamo finito di vedere in cima, non è che si veda molto, nel senso sì, vedi tutta la città, carino, però c'è un botto di gente, le foto, sarò io che faccio cagare a fare le foto, ma adesso camminiamo, adesso siamo ancora a Shinjuku e camminiamo fino a Shibuya, sarà un mezz'oretta, 40 minuti a piedi, però camminiamo con calma, devo anche trovare dove mangiare, quindi ci facciamo 45 piani in giù e si va verso Shibuya. Abbiamo comprato da mangiare, adesso siamo a Yoyogi Park, in pratica prima eravamo a Shinjuku e Yoyogi Park è alla fine di Shinjuku e all'inizio di Shibuya, quindi abbiamo preso da mangiare e ci percorriamo tutto il parco. Ovviamente ci fermiamo da qualche parte dentro a mangiare, ci riposiamo un po', poi percorriamo il resto del parco per arrivare a Shibuya. Io ho preso il sushi, non so di che cosa, è una specie di riso di molluschi. Silvia ha preso un riso in bianco con vari tipi di carne e i ravioli. Tutta sta roba. E abbiamo pagato 15.000 yen, che sì, vabbè, 1.500 yen, che sono tipo 15 dollari, non male. Tutta sta roba. Finita la pappa, adesso giriamo il tempio che c'è all'interno del parco dove abbiamo pranzato, che è il Meiji Temple. Andiamo! Finito anche al Tempio Meiji, adesso andiamo a Shibuya. Vediamo. Siamo arrivati a Shibuya ed è incasinata come mi aspettavo.
Fratello K, Shibuya è una specie di mega quartiere commerciale dove c'è di tutto. Qui a Shibuya sarà tutta una serie di riprese all'interno dei negozi perché c'è solo quello. Siamo allo Shibuya Crossing, che è l'incrocio più popolato al mondo. Ci siamo fermati a prendere un caffè perché Silvia stava schiattando, e pure io. O meglio, Silvia prende il caffè, prende il caramel macchiato che costa 6 dollari e siamo qua. In cima c'è Silvia. Siamo in cima al caffè, qua c'è un polpo tutto colorato. E questa è Harajuku, il resto di Harajuku. Oh, in realtà è la strada dove siamo passati prima, non mi ricordo il nome. Come si chiamava la strada? Ah, questa è Takeshida Street, che è quella esattamente a fianco a Harajuku. Là c'è tutte le casette, di là c'è Harajuku e tutta questa è Takeshida Street, tutta piena di negozi, come al solito, come ovunque in Giappone. Negozio di vestiti usati. Madonna, me ne stavo andando a terra. Scarpe. Questo è l'insegna del negozio dei vestiti usati. Silvia che gira. Tutti usati, tutti vestiti usati. Cappellini. Abbiamo finito di girare i vari negozietti ad Harajuku, adesso ci rispostiamo verso Shinjuku, che è vicino casa nostra, più o meno a mezz'ora a piedi. Perciò ci rispostiamo verso Shinjuku per mangiare, per cenare, girare ancora un pochetto la sera. E poi si torna a casa, perché sennò domani non usciamo. Cioè domani avremo un mal di gambe allucinante. Abbiamo mezz'ora di camminata per arrivare a Shinjuku e mezz'ora per arrivare a casa, quindi in totale un'ora, anche qualcosa di più. Sarà lunga. Siamo di nuovo nella zona del Golden Guy, che sono tantissimi piccoli negozietti di ramen. Non di ramen, di un po' tutto. Questi sono tutti negozietti, Tutti piccolissimi. Silvia, beh, andiamo di qua, guarda. Tanto dobbiamo andare di là, che stiamo andando a Kabukicho. Stiamo cercando un posto per mangiare. Stiamo cercando un posto di ramen dove non faccia pagare il, come si chiama, il coperto, perché qua tutti ti fanno pagare 10 dollari di coperto perché i ristoranti sono minuscoli. Tipo questo è un ristorante. Anche questo è un ristorante. Quello è tutto un ristorante. Di qua c'è tutto il resto della via, ma noi andiamo di qua. Altre macchinette che vendono roba. Andiamo. Questo qua c'è scritto Golden Guy, che è tutta la via che abbiamo appena finito. E io mi ero dimenticato di riprendere dall'inizio perché sono scemo. Adesso ne si va di qua. Poi andiamo a sinistra e ci dovrebbe essere Kabukicho. Tutti questi sono ristoranti e negozi di Kabukicho. Tutto di qua e di là. Siamo arrivati dove mangiamo stasera, mangiamo ramen. Io ho preso questo, che è il ramen grande. Ho preso, cioè, il ramen con più roba, e ho preso la versione grande, che è questa qua. Silvia ha preso il miso ramen, questo qua, miso ramen, e anche lei ha preso la versione grande, quindi abbiamo pagato 980 più 780, abbiamo pagato 1700 yen. Questa è tipo ramen con special topping più il chashu, che è il porco, il maiale, questa roba che c'è sopra. Non male. Adesso andiamo al posto dove ci hanno fatto sedere. Questo è il ristorante. Ok, ci hanno portato l'acqua come sempre. Qua l'acqua è gratuita e c'è la brocca, più tutti i vari cose che puoi mettere sopra il ramen. E adesso aspettiamo.